partire per l'ultima tappa, cronometro, arrivare in Piazza Duomo a Milano è una cosa eccezionale. Dalla mattina alla sera i ciclisti che arrivano da Monza, dall'autodromo fino al Duomo di Milano, è una cosa bellissima. Dei favoriti la partenza ce ne sono sempre tanti, certamente Quintana è un corridore che in salita va molto forte, l'aveva già dimostrato non solo qua in Italia, ma l'ha dimostrato anche in altre corse, e però c'è sempre una sorpresa o qualcuno che invece fa rovescio. Nibali non ha corso molto quest'anno e punta tutto sul Giro d'Italia, ha una squadra nuova, uno sponsor nuovo, quindi secondo me farà di tutto per poter vincere il Giro d'Italia. Mi aspetto tantissima gente sia allo Stelvio che qui a Milano, perché poi sarà, è il Giro dei Cent'anni, quindi insomma è molto importante. Poi in Lombardia c'è una voglia di ciclismo che è sempre che aumenta sempre di più. Tecnicamente il Giro d'Italia è molto più bello del Tour, solo che il Tour ha questo grande marchio, il nome, il Tour de France, che l'hanno fatto grande i grandi corridori del passato come Coppi e Barthes, ma il Giro d'Italia è più bello da vedere, più bello come corsa, come tappe, perché il Giro d'Italia, l'Italia è molto più bella della Francia.